Il telecamera. Cari amici, oggi lunedì 11 giugno 2018, 2771 ab urbe condita, 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 condita con frutta e verdura. Allora, a questo punto noi faremo un po' di rassegna stampa, un potpourri, e poi leggeremo una cosa molto interessante relativamente a un importantissimo convegno che si è tenuto presso il Censis, in cui il Censis, voi sapete che cos'è, è il centro più importante di analisi sociologica di ciò che avviene in Italia, e che è francamente un ente di massima importanza, semplicemente perché le analisi che vi vengono fatte, basate su ricerche molto approfondite durante ogni anno, portano poi alla pubblicazione di un volume che viene distribuito presso il CNEL, volume di dati, di considerazione sui dati, insomma è qualcosa di veramente interessante. Il CNEL è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che praticamente è stato, che voleva essere annullato da questa banda di cialtroni con il tentativo che hanno fatto di modifica della Costituzione, perché il CNEL è citato nella Costituzione, ricordiamoci. Esattamente, in quanto erede di che cosa? Non me lo ricordo più. A quest'ora poi lo vorrei. Erede delle corporazioni, del sistema corporativo. Certo, certo. Cos'è il sistema corporativo? Un sistema che prende in considerazione la realtà sociale dei gruppi sociali e non le superfetazioni inconcludenti e puramente ideologiche dei partiti politici, che sono quelli che hanno gestito l'Italia fino ad oggi. Partiti politici, fra l'altro, che non hanno alla loro, alla loro egida una denominazione ben precisa e definita, come il manifesto del Partito Comunista di Marx Engels, che sarà l'oscenità più oscena che volete voi, però qualche cosa ancora attuabile e attuale la dice, aveva comunque una sua identità ben precisa. Chi aderiva a quel cazzo di partito aveva quelle idee, come minimo. Invece qui siamo arrivati al punto che non c'è un solo partito che ci abbia un programma politico, filosofico originario. Vabbè, comunque all'origine c'è la mistificazione del catto comunismo, una fusione post-ideologica la voglio vedere scritta. Sì, ma non lo scriveranno mai. Come anche quel poveretto, non so come definirlo diversamente, di Beppe Grillo, che ha fatto tre non statuti, che vorrei capire giuridicamente quanto valgono, perché se è scritto è uno statuto che lui sia d'accordo o meno, e l'abbiamo denunciato più volte. Certamente. Su questi argomenti, e quello ha detto semplicemente che ha fatto i 20 punti una volta e i 10 punti nell'altra, no? In cui c'era anche il reddito di cittadinanza, c'era l'uscita dall'Europa, l'uscita dall'euro, l'uscita dalla NATO. Si è perso per strada gli usci. Vabbè. Allora, prima di entrare nel merito di questa importantissima analisi, tu vai a fare l'analisi questa qua, io faccio un attimo, rileggo questa in modo che vuoi leggere prima dopo quella? No, dopo. Allora io voglio soltanto far vedere, parliamo anche dell'amica, della senatrice, parliamo prima, dopo parliamo di questa senatrice, è tutto qui, bravo. Cari amici, è tutto qua, cari amici, eccolo qua, ecco, c'è tutto scritto e vi racconteremo. E ci ha rotto il cazzo fino a 103 anni. Guarda che le malattie, quelle concrete, quelle non finiscono mai. Allora, questo è un numero del quotidiano, del pregevole quotidiano del 7 giugno, La Verità. Presunti abusi del prete di Milano finiscono all'ONU e inguaiano l'Italia. Era ora che all'ONU cominciassero a prendere in considerazione che questi preti sono dei mascalzoni, dei delinquenti, dei violentatori di bambini,
per non parlare, attenzione, incominciamo a dire le cose come stanno. Allora, cari amici, e io penso che tu sarai perfettamente d'accordo, quando qualcuno, e nel caso specifico Salvini, ha dichiarato che qui c'è qualcosa che puzza nei personaggi che vengono spediti dalla Tunisia, noi abbiamo avuto delle conferme. E le conferme sono veramente molto interessanti, perché in Tunisia, che non possono condannare a morte le persone, finora le condannavano a morte, e vorrei che qualcuno mi smentisse, con il concorso di questi buonisti, eccone qui uno, questo è il più buono di tutti, è buono anche da mangiare. No, io vi dico di più, perché capitasse a me di avere tra le mani questo qui, lo metterei in uno spiedo. No, io lo appendo per le palle. Io lo metto in uno spiedo e lo do da mangiare ai naufraghi. Allora, in Romagna si diceva lo sgricilo. Allora, lo sai che significa sgricilare? No, non lo so, sgricilare, fare i cosi, fare quello dei maiali, come esatto, si chiama? I gricili. Esatto. A lui. Certo. Però lo deve mangiare ai maiali, non certo, lo so. Certo. Allora, queste sono cose importantissime. Cosa facevano, ad esempio, nelle navi che trasportavano gli schiavi, nelle navi schiaviste, negriere, di proprietà di lor signori, no, dei principali azionisti della Borsa d'Inghilterra e di Olanda, che per il caso, guarda caso, si chiamavano Sassoon o Sasson. Oppure prendi un sasso e te la metti in boom, capito? Quando è che ammazza la mafia? Quando ammazza la mafia, ammazza qualcuno che ha parlata. E allora vedi, sasso in bocca non fa suono. Allora, quando queste navi umanitarie, sempre umanitarie. Ma voglio vedere come va a finire questa storia di quelli che sono bloccati fuori dal porto. Com'è quella nave umanitaria? Save the Children. Due navi umanitarie di proprietà di? Il signor figlio dell'ingegnere. Dell'ingegnere, dell'avvocato. No, dell'ingegnere. Dell'ingegnere, scusa. L'ingegnere è un delinquente abituale. Condannato in maniera definitiva a due, la Corte di Cassazione, a 2 anni di carcere da scontare. Il quale, a vista la mala parata, che cosa ha fatto? Ha preso la cittadinanza svizzera, avendoci molti interessi in Svizzera, nel senso vero della parola. Ma perché gli hanno permesso di prendere la cittadinanza? Perché ogni volta che uno si è condannato, se possa prendere un'altra cittadinanza, mi pare che sia un po' difficile. Eh sì. Il personaggio è stato anche colui che, per conto della IBM, ha distrutto... Come ha fatto con l'Italia? Certo. Prima hanno distrutto i gioielli dell'Italia, no? Tra cui per prima la Olivetti. Esatto, ma non erano gioielli, perché per gioiello si intende, che ne so, un minerale, capito, qualcosa che si mette vivo, nell'anello dell'amante. Invece questo era vivo. O che si mette appunto... come anello, la prima azienda al mondo a produrre un PC personale, un computer personale. Allora, per conto delle IBM, questo assassino che io ucciderei 200 volte, ma sai come si fa a uccidere? Una volta gli tagli il cazzo, una volta gli togli un occhio, una volta gli togli il naso, ma perché non l'hanno fatto? Hai 200 cose per fare questo hanno distrutto la vita di migliaia di persone, di ingegneri. Io ricordo quegli ingegneri che furono tenuti prigionieri perché non volevano accettare le dimissioni e il licenziamento.
da questo delinquente assassino il cui figlio è né più e né meno che un trafficante di bambini. Di schiavi. Save the children. Salvano i bambini. Noi li abbiamo denunciati penalmente. Esattamente. Se possono controdenunciare quanto vogliono. Esattamente. Perché non l'hanno mai fatto, sta merda umana? Sarebbe da domandarselo, no? Esatto. Cioè, ma com'è che di fronte a 5, 6, 700 querelle che abbiamo fatto, una sola volta mi hanno denunciato per vilipendio del capo dello Stato, sì. E adesso siamo andati a scoprire che l'hanno ritirata. Abbiamo scoperto che non esiste più, non c'è più in cancelleria. L'hanno ritirata, se no si beccavano una controdenuncia, capito? E adesso sai quante altre ne ritiriamo, adesso che sta cambiando l'aria? E poi, porco Giuda, ma scherzerai, qui, questi qua, questa congiura di pederasti, di violentatori di bambini, di assassini di bambini in tonaca nera, bianca, verde, blu, rossa e color limone. Eccolo qui, il maestro di queste porcate. Allora, stavo dicendo che con l'aiuto e il sostegno del catto comunismo italico, il regime di Tunisi, che non può uccidere issofatto certi loro criminali, che cosa fa? Li manda in Italia. Li esporta. Con un accordo ovviamente preso con queste masnada di catto comunisti. Ma l'accordo prevede alcune difficoltà di trasporto. Tra l'altro, ricordo che in un video recente, circa un anno e mezzo fa, un ammiraglio della Marina Militare Italiana ha detto: guardate che questi gommoni, che sono fatti per un viaggio solo, ma manco passa una volta, sì, vengono dalla Cina, basterebbe fermare le navi che portano questi gommoni e finisce il traffico. Perché questi gommoni, che cosa succede? Siccome sono affondati... No, vengono prodotti in Cina, ma sono aziende italiane che le commissionano. Tanto per dire. Le aziende molto legate all'ingegnere. Certo. Allora, visto che il figlio ovviamente è il negriero italiano, chiamiamolo italiano numero uno, cosa succede? Io le cose le dico perché le ho sapute. Il governo della Tunisia, che non può più per ragioni, diciamo così, etiche, ammazzare un po' di criminali, li stipa, no? Dentro questi... Come le navi negriere, né più né meno, solo che queste in poche ore, un giorno e mezzo di navigazione arrivano. Quelle negriere a vela che c'erano fra il 600 fino al 900 andavano giustamente per i cinque mari, erano viaggi di 2 o 3 mesi e quindi morivano tanti per strada di malattie, di tifo, petecchia, di tutto quello che cazzo c'è volete. La famosa canzone, tre corsari, se ne van per i cinque mari, uno canta e gli altri e tre, parapè. Allora, ricordo una scena terrificante, poi non l'ho più visto questo film, di quel famoso film intitolato Radici, in cui la nave negriera... Lo stanno facendo adesso. La fanno di nuovo vedere? Sì, è l'ultima puntata, che sarà proprio stasera. Fanno vedere... Kunta Kinte. Che fanno vedere che appunto la nave negriera stava trasportando i poveri negri, incatenati, quando avvistano in lontananza una nave inglese antinegriera, che era pura facciata ovviamente. Ma infatti, erano loro i finanziatori occulti primi. E questi prendono, sti poveri negri, praticamente cosa facevano queste navi antinegriere? Sassoon, già nel 1830, era una famiglia che deteneva una contea, certo, quindi erano pari d'Inghilterra, erano quindi pari e dispari d'Inghilterra. Ma ti pare che a te che un pari d'Inghilterra non viene riconosciuto come negriero da parte della comunicazione, della stampa, dell'informazione, eccetera? Cosa succedeva?
che queste navi antinegriere scoprivano, no, le navi negriere che olandesi, non erano francesi, spagnole, che non erano affiliate a loro, a quelle giuste, per la stessa ragione per cui il papato permetteva di fare l'usura ai giudei accreditati. No, non, noi, non a tutti i giudei, no, ai vari Leone, ai vari Elia, quelli che pagavano la tangente, pagavano la concessione annuale, esattamente, come minimo 250 pezzi d'oro per paese. Paesi ovviamente era un circondario di più o meno 10.000 anime. Allora, i cristianucci che si permettevano di chiedere i soldi agli ebrei non accreditati, andavano all'inferno. Erano cazzi. Andavano all'inferno, per Dio. Ma il bello è, Satanas, sì, che riscuoteva le decime. Sì, guarda un po', guarda caso. Chi è che le riscuoteva le decime? Satanas. Sei sicuro? Io sono... Per conto... A loro. Beh, Satanas è stato un grande amico del papà. Il padre di mia suocera, che parliamo inizio Novecento, più o meno, si è fatto un mese di prigione per non aver pagato la decima alla Chiesa. Certamente. Un mese di prigione, ha dovuto tirare fuori tramite parenti. Grande intellettuale, il padre di tua suocera no. No. Il marito di tua suocera. Sì, sì, sì. Capito? Capito? Non ha pagato la decima, capito? Io ti do la centesima, guarda. Allora, questo qui è l'uomo della decima, guardatelo bene. I presunti abusi del prete di Milano. No, la decima mass. Sì. La decima e basta. Finiscono all'ONU e inguaiano l'Italia. Il caso studiato perfino a Ginevra, aperta sul nostro paese un'indagine per favoreggiamento della pedofilia clericale. Allora, di tutte le altre porcate e cazzate che questi del PD si stanno inventando contro l'Italia, perché l'Italia ha votato finalmente nel senso dell'interesse del popolo italiano, certo. C'è sta una cosa che il PD non dirà mai, perché sono preti, figli di preti, nipoti di preti. Come il prete che ha avuto 8 figli, tutti preti. Amanti di preti, come il caso particolare che c'era scritto qui in una pagina bellissima del prete, il quale ha avuto 7-8 figli e i figli... Ma non 100-200.000 anni fa, adesso! I figli sono fatti tutti preti. Ma preti cristiani, non protestanti. No, preti cristiani. Che sono scemi. Qui bisogna fare una postilla. Allora, non è vero un cazzo che i preti hanno l'obbligo della castità. Perché? È un falso, lo inventano loro. Perché? Perché fino al Concilio II di Trento, se mi ricordo bene, c'era il problema della riforma luterana, Calvino, Zwingli, certo. Tutti quanti uno presso all'altro. Zwingli. Zwingli, certo. Capito? Tutti quanti. Calvino, che fece morire fra atroci dolori un grande scienziato italiano. C'è di tutto e di più, lasciamo fare. Allora, occorre dire che questi signori facevano una guerra a tutto tondo al papato, e siccome la religione cristiana era coesa intimamente con il papato, era una lotta fra papato e riforma. Certo. Ed era una lotta per i soldi, ricordiamocelo sempre, certo. Non la lotta filosofica o religiosa sul concetto mistico del Dio e della Madonna e tutti i cazzi che volete voi. È una questione di soldi. Sempre solo una questione dei sordi, come si dice a Roma. Dei sordi. Allora, in quell'occasione, Paolo Quinto, che era, indovina un po' chi era. Paolo Quinto, abate. Ma no, di che famiglia era? Vediamo un po'. Ma vediamo un po'. Te lo dico io. Paolo Quinto era un imprenditore. Che, sì. Quali sono gli imprenditori? Chi sono? I medici. No, gli imprenditori chi sono? In qualunque epoca, anche adesso. Quelli chi che sono? Imprendono, quelli che intraprendono. E cioè che fascia sociale, più o meno? Che ceto sociale? È il ceto della borghesia. Oh, infatti lui chi era? È un borghese. Paolo Cinque borghese. Certo.
Vedi che ci siamo arrivati. Sì. Allora, Paolo V Borgia, Borghese, non Borgia. Borgia era più serio. Era molto i più nemici serio. Li ammazzava direttamente. Sì, sì, senza tanti scrupoli e senza tanti raggiri. E allora aveva detto che siccome la guerra era dura, andava combattuto da militari a tempo pieno. Certamente. E quindi per avere il massimo del rendimento da parte di un coscritto, qual era la soluzione? Che il coscritto si dedicasse anima e corpo e solo a quello, alla difesa del papato. Del papato. No? E quindi sì. Se uno ha famiglia, tiene famiglia, che succede in Italia? Tiene famiglia, e tiene famiglia, quindi giustamente pensa alla famiglia. Certo. Quindi uno che c'ha da dire. Guardate questi sono gente che tengono famiglia. Libera, vero? Libera, gente libera. Che tengono famiglia alcuna. Allora, non mi confondere nel discorso, non mi distogliere l'attenzione dall'audience, per favore. Allora, lascia perdere, dopo lo vediamo. No, vabbè, dai. Allora, che cosa succedeva? Aveva dato una bolla, in una bolla, che non mi ricordo adesso quale era, ma la andiamo a ritracciare se qualcuno vuole. Era una bolla finanziaria. Una bolla finanziaria come al solito, giustamente, perché metteva bene in dettaglio e precisava alcuni aspetti, cioè che ad esempio i preti non dovessero avere famiglia, perché se tenevano famiglia non potevano poi andare in battaglia, esatto, giustamente, fa pure la rima, no? Certo. E quindi... Ma c'era anche era un problema di eredità, perché il prete, se il prete teneva famiglie e figli, la sua eredità economica non passava non era il motivo dietro. Di quella bolla. Vabbè. Quindi quella bolla in quel momento lì serviva solo a dare, diciamo, un invito solerte a che i preti non prendessero moglie. Ma era solo un invito, non era un obbligo. Tant'è che c'è il Mandingo, quello lì, quello negro che si è sposato alla Maria, là, come cazzo lo si chiamava? Mandingo. No, quello il vescovo negro che si è messo come antipapa. Quello è la fine del mondo, Mandingo. Quello è bravissimo. Mandingo è stata la fine del mondo. Capito? Lui... Le battezzava tutte. Tutte, non ne scampava una. Solo che non utilizzava... No. Ma lui, che essendo... negro, non mi ricordo di dove, di che paese era, poi ha preso la cittadinanza della moglie. Il papa gli diceva: no, tu ti devi amogliare, come si dice, separare, ti devi divorziare, devi tornare al muro. Io come? E lui ha detto: sì, vabbè, aspetta che ci penso sopra, poi te lo faccio sapere. E ancora è lì che è sposato, dice messa, c'ha il suo clero sottostante, tutte qua, c'ha un sacco di soldi, un sacco di donne. Quello che cantava, invece di cantare il Te Deum, loro cantano te do. No. Bongo, voglio stare bene al Congo, non mi muovo, no. E faglielo dire al papa, ma no, devi cantare noi voglio a Dio, no, io voglio. Eccolo qui. Ecco qui il motivo, quindi, se non me lo voglio del fatto bongo stare bene solo al Congo, del vincolo del matrimonio da parte, non del vincolo, della obbligatorietà del nubilato, no, come dice nubilato? Sì. Del nubilato da parte dei sacerdoti. I quali, lo ripeto, qualora fossero sposati, qualora avessero dei figli, i beni di proprietà della Chiesa, il loro possesso, non sarebbero mai ritornati alla Santissima Madre. Ah, sicuro. Perché giustamente, no, un prete deve tutelare i propri figli. Infatti, questo prete che ha fatto, quanto avevo detto, 7-8 figli, otto figli, ai figli maschi gli ha detto: momento, fatevi tutti preti, così i beni che io conservo ve li lascio per libero lascito, no, liberissimo lascito. Allora, una volta, il nome di Gesù, una volta, i lasciti della Chiesa, e tuttora, come si chiamano? La mano? Non mi viene il nome. La mano? Aspetta, la mano morta? La mano morta, non a caso si chiama un nome così truculento, no, mano morta. Perché a dire che la Chiesa mette la mano anche sui morti,
sempre, non però, molla niente. Non a caso la tradizione italiana identifica la mano morta con uno che va, te la mette la, al che culo va, o la figa. Non a caso, no, soprattutto al culo, quindi è tutta una cosa di preti, capito? Sempre no, di carattere. No, diciamo un'altra cosa, un dato importante, la mano morta. In Italia soltanto, perché la mano morta la Chiesa ce l'ha in tutto il mondo dove è presente, la mano morta in Italia vale, ascoltate bene, 10 miliardi di euro all'anno. Sì, è chiaro? Guarda, questo mi hai fatto ricordare un professore che ricorderò per sempre, era un anziano professore di storia e filosofia, che noi avemmo negli ultimi 3 anni del liceo, si chiamava Zerilli, era un siciliano, ce l'aveva a morte con Gentile, perché peraltro, all'epoca in cui lui era a capo della scuola italica, peraltro Gentile è l'autore di una delle più grandi riforme scolastiche della storia dell'umanità, perché nessun altro ne ha fatta altre così. Beh, lui ce l'aveva morto perché non l'aveva fatto andare in cattedra. Era comunque... Quindi era un filosofo vero. Scusa, sì, è un... Scusa, sai, ha un tono di voce, ma qui c'è gente che è vecchia. Che era un voce. Autentico. Era un autentico. Era un autentico storico della filosofia e del pensiero. E a me, devo dire, rispetto moltissimo la memoria di quest'uomo, che si chiamava appunto Zerilli, da buon siciliano, che mi ha insegnato veramente a studiare la storia. E noi affrontammo in maniera piuttosto consistente la questione della mano morta, perché venne fuori nel tardo 800, all'inizio del 900, il problema di come impossessarsi di queste immense proprietà terriere della Chiesa, che non rendevano niente, perché i buoni preti non ci facevano una mata minchia di tutti questi poteri, avendolo ricevuti non con il sudore della fronte, ma semplicemente per lasciti di persone timorate del buon Dio, che ritenevano, secondo l'antica tradizione, di conquistare il paradiso tanto dei soldi ai preti. Allora, se c'è qualcosa che non ti dà mai, non ti darà mai la possibilità di usufruire del paradiso, è proprio regalare qualcosa ai preti, togliendole i propri figli. Ma la questione valeva nell'Ottocento, valeva nel Seicento, ma vale anche oggi, perché a tutt'oggi c'è un'infinità di teste di cazzo che invece di lasciare le proprie proprietà ai figli, le lasciano ai preti. Dopodiché voglio farvi vedere un altro pezzo, che è questo. La Raggi vuol far tappare le buche ai galeotti. Raggi, ma chi ti dice queste cose belle? Un raggio beh, di certo sole. Non le pensa lei, questo è sicuro. Ma lei è capace di pensare, secondo te? Lei pensa solo... Mi portasse a giudizio, perché a quel punto avrei tante cose da dire. La Raggi pensa sempre e comunque quello che altri gli fanno pensare. E sai chi sono gli altri? Qual è la nazionalità degli altri? È una nazionalità che si chiama siciliana. Chiaro? Raggi, se tu mi senti, hai capito che io so. Quindi fai quello che vuoi, io tanto non aspetto altro che essere citato. Lo sfascio ereditato da Alemanno e Marino sono tutti uguali, sono tutti uguali, uno più stronzo dell'altro. No, più incapace, è peggio ancora. No, no, uno deve essere stronzo, incapace. Uno può essere stronzo e capace, invece loro sono stronzi e incapaci. Rischia di diventare un boomerang per la grillina. Centinaia di cause gravano sul comune, ma vi rendete conto? Centinaia di cause dovute alle buche, ma io te ce metto a te, i tuoi figli, i tuoi fratelli, i tuoi genitori a tappare le buche, no, lì, come corpi inerti dentro la buca. A
aveva 81 anni, si è spento dopo una lunga malattia. Poverino, come mi fa con Pier Carniti, Carniti, mangiti la carne, Carniti. E poi io voglio concludere con una pagina eccezionale dedicata niente meno ai signori massoni. Che senso ha essere un massone? Me lo chiedo anch'io. Se voi adesso vedete, cari amici, le risposte che dà il Gran Maestro dei Massoni, vi rendete conto effettivamente se vale la pena di iscriversi alla massoneria e pagare 600 euro all'anno per l'iscrizione. La pochezza, anche lì, il decadimento proprio di valori, e di valore loro. Non a caso proviene dal Monte dei Paschi di Siena. Ma allora, eccole qui, io non lo so, noi abbiamo avuto dei grandi massoni nella storia del mondo, no? Washington, tutti coloro che hanno creato la Confederazione degli Stati Uniti d'America, è tutta gente eccezionale. I grandi rivoluzionari della Rivoluzione Francese, da Robespierre a Danton, a Saint-Just. Vediamo quali sono. Gente che moriva per quello che pensava, capito? Altri massoni. E lo sapeva che moriva, non è che gli è cambiato Desmoulins, per caso. Desmoulins, un grandissimo massone. Marat, tanto per fare qualche nome. Ma poi ci mettiamo anche Talleyrand. Talleyrand era prete e massone. Fouché, prete e massone. Napoleone e massone. Che ne so, ci vogliamo mettere qualche d'un altro? Erano tutti massoni, si sono tra di loro uccisi, ma erano uomini di grande rispetto. Danton soprattutto. Non so di Babeuf, è probabile che Babeuf non lo fosse, perché Babeuf è Proudhon? Direi di no, quelli sono dei rivoluzionari veri, non credo che si fossero asserviti e si sarebbero serviti a questo giro d'affari. Comunque erano massoni i più grandi rappresentanti dell'aristocrazia francese pre-rivoluzione francese. Tra l'altro il capo ed il ispettore delle logge massoniche era niente popò che di meno... E De Sade era massone? Sì, De Sade sicuramente era massone, sì, lo so. De Sade, sì, comunque lo tenevano carcerato. Fu liberato durante la presa della Bastiglia. Pochi lo sanno. Era uno dei 40-50 prigionieri nemmeno, che stavano dentro la Bastiglia. Ma lui, tranquillo e beato, lui aveva anche il suo servitore che gli portava da mangiare, quindi lui stava carcerato lì, tranquillo, e poteva scrivere i suoi meravigliosi libri. Leggetevi i libri di De Sade e imparerete cos'è la vita. E poi c'era il capo... Il capo della, quello che dovrebbe leggere la Virginia Raggi, per esempio. Sì, se è capace di leggere. Il capo della massoneria. No, perché Justin le insegnerebbe un sacco di cose. Sì, ma lei può darsi che è una lezione che da giovane ha già imparato. Non lo sappiamo. Se sta lì in quella posizione, qualcosa di quel fondamentale testo di educazione per le giovinette. E qualcosa deve averlo già saputo, però gliel'ha detto la mamma. Che dici tu? È probabile. La mamma dice sempre, quando una volta uno si sposava, diceva la mamma. Notte prima la mamma raccontava tutto quello che c'era da sapere sul pene, sulla vagina e sulle pulci, sulle petecchie, troppa roba raccontava. Infatti il marito diceva, cara, ti ha detto nulla la mamma. Te l'ha detto a te, la tua mamma, rispondeva lei. La scaltra mogliera. Allora, siccome abbiamo a che fare con delle cime, volevo ricordare un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirlo, perché questi signori legittimisti che accusano la massoneria... No, legittimisti in base a quale arroganza di potere si è assunta da loro. Ah, ma nessuno. Perché? Sono in base a che? Cialtronerie totali.
Allora, questi legittimisti che difendono a spada tratta il regno delle due Sicilie, perché Garibaldi era massone, dovrebbero rendersi conto che il regno delle due Sicilie era completamente in mano alla massoneria. Non c'era nessuno che potesse fare carriera che non fosse massone. Ma soprattutto dentro quell'establishment ristretto di persone dell'alta nobiltà, esatto. Perché per il resto non c'era spazio per nessuno. In alternativa c'era soltanto la camorra, tant'è vero che il capo, il ministro dell'interno, immediatamente nominato verso la fine, prima della caduta, sì, ma anche prima faceva parte del sì, giro. Però è stato il ministro prima della caduta dei Borboni di sì, Gaeta, certo. Capito? Gli ultimi 3-4 mesi. Prima della caduta del regno, perché noi abbiamo fortunatamente gli atti del consiglio dei ministri prima dell'allontanamento di Franceschiello da Napoli, in cui Liborio Romano era stato eletto, nominato o riconosciuto, perché la frase più giusta è dire riconosciuto, come ministro dell'interno. Il ministro dell'interno, che era il ministro della Camorra. Per cui quando Salvemini, che la sapeva lunga, disse che Giolitti era il ministro della malavita, sapeva perfettamente che Giolitti... Era solo così che uno diventava... Era ma come anche nella Repubblica attuale diventi ministro solo se sei un figlio di puttana. Certamente. Ricordiamoci che il ministro degli interni è stato anche quel signore che si chiamava King George. Certamente. Che appena eletto, la prima cosa che ha fatto è andare a stralciare l'allegato alla Costituzione, che non si può fare se non dopo referendum, e lì non si è mai neanche pensato a indire un referendum addirittura. Certo. Il signore ha fatto un decreto legge, no, manco una legge, a tutela degli interessi dei suoi parenti. La prima cosa che ha fatto. Fra l'altro gli ha dato pure 250 miliardi di euro di risarcimento danni. Allora, questa cosa qui è importante, in parte gli è andata... Cioè, dopo tutte le porcherie, le porcate che hanno fatto, gli danno pure i soldi perché si sentono sminuiti e danneggiati dal comportamento del popolo italiano. Ma all'epoca ero consigliere del 20° municipio. Quando Giorgio Napolitano fu nominato ministro degli interni, siccome molti degli altri consiglieri sapevano che io mi intendevo un po' di politica, mi dissero: adesso che Napolitano è diventato ministro degli interni, che cosa succederà? E io risposi, e qualcuno me lo potrebbe ancora dire, era nel 1993-94, rispose: darà il libero accesso a Casa Savoia in Italia. La prima cosa che ha fatto è il libero accesso a Casa Savoia in Italia. Va bene così? Dobbiamo aggiungere qualcos'altro? Allora, il capo della massoneria, francese, all'epoca, poco prima della rivoluzione francese, era il conte di Condé, cioè la più alta carica dell'aristocrazia francese, il famoso Condé, il cui antenato aveva vinto la famosa battaglia, dove lui tranquillo era andato a dormire tranquillo, che sapeva, perché era il buon Dio che l'avrebbe aiutato, avrebbe vinto. Allora, detto questo... La battaglia di? Era la battaglia... Non vorrei dire Rocroi, non è la Rocroi. La battaglia di... Rochefort? No. Il famoso Condé che andò a dormire tranquillo prima della battaglia. Neigny? No. Vabbè, è lo stesso. Era una battaglia. Comunque, quello che è importante ricordare che a capo della massoneria francese c'era esattamente il conte di Condé, come... A capo della massoneria inglese c'è la maestà reale d'Inghilterra, nella versione maschile in ogni caso. Comunque, se invece di esserci la regina ci fosse un re, lui sarebbe il capo della massoneria inglese, quella che comanda il Grande Oriente d'Italia italiano. Poi, se qualcuno vuole avere altre spiegazioni, gliele dico. In ogni caso, ecco qua. Questo è il gran maestro della massoneria, una figura veramente
da quattro soldi, mi dispiace per lui, avrei preferito che fosse un delinquente. Perché a certi livelli non essere delinquente è un limite, è chiaro, no? Perché non accetti certe cose. Perché Bonifacio VIII è stato un gran papa? Perché era un gran delinquente, o no? Mandava avanti il figlio. Era gran delinquente e anche un grande intellettuale, non c'ho mandava scuola. Avanti il figlio. Che no, lui mandava avanti il papato. Come segretario generale per tre suoi precedenti papi. Aveva portato avanti tutto, diciamo, la gestione dello Stato pontificio, dello Stato della Chiesa. Lui mandava avanti la figlia e il figlio. Dal 90, attorno al 1290, fino al momento in cui è stato eletto. Quindi era già pienamente consapevole di tutto quello che succedeva dentro lo Stato, dello Stato della Chiesa. E quindi ha potuto, poi nel momento che è diventato Papa, poter, diciamo, stringere le fila di tutto quello che aveva tessuto come funzionario. Capito? Certo. Guarda questo titolo, e noi siamo perfettamente d'accordo, questo, di Umberto Vattani, presidente della Venice International University, la terza via esiste e porta a Mosca, eccola qua, sembra la scoperta dell'acqua calda, è la verità, la terza via porta sempre a Mosca. La terza Roma. Porta sempre. Terza via, terza Roma. Esattamente. Porta sempre a Mosca. Allora, questo intervista. Che senso ha essere massoni? Leggiamo di questa splendida intervista, degna di rimanere negli annali di che cosa? Di che dici tu? Della massoneria? No, perché basta che qualcuno, qualche massone serio all'estero, legga questa intervista che la straccia e finisce lì. Negli annali è del Vaticano, probabilmente, è l'unico che prende in considerazione queste esternazioni. Gran maestro, la sua iniziazione risale al 1982, annus horribilis per la massoneria in piena tempesta P2. All'epoca si respira un clima d'autentica caccia alle streghe. Scontiamo tutt'oggi il pregiudizio legato alla vicenda P2. Ma se c'è un'organizzazione... Ricordiamo che l'81-82 è stato l'anno della modifica della legge sul acquisitore di ultima istanza da parte della Banca d'Italia. Quindi l'apertura verso i mercati esteri della vendita dei buoni del debito pubblico. Capito? Ma se c'è stato qualche organizzazione che ha riabilitato la nullità della massoneria è stata proprio la P2, perché nel momento in cui è scoppiato il caso P2 qualcuno ha detto, beh, finalmente una massoneria vera, segreta e piena di trame, questa è la verità. Perché quello che si aspetta la gente è che la massoneria faccia la parte della massoneria e non di quattro cialtroni che si ripetono stanche litanie. Nessuno ricorda che Licio Gelli, che io non ho mai conosciuto, lui non l'ha conosciuto Licio Gelli, allora vuol dire che sei proprio uno stronzo, perché sei toscano, Gelli era toscano. Ma lo sai perché Gelli era forte? Ma Gelli era forte, lo sappiamo. No, sai perché? Ma c'aveva, prova a dirlo. Un motivo importante. C'aveva i soldi che si era fregato. Non solo, c'aveva i dossier. Ma a parte i dossier. C'aveva i dossier dei servizi segreti mai che fa. Si era imbertato nel momento in cui, negli ultimi momenti della Repubblica di Salò, aveva preso tutti gli scadari e se l'era imbertati, capito? Oltre ai soldi. Licio Gelli. E quindi ricattava tutti. C'aveva a mano direttamente o indirettamente tutti i personaggi politici importanti dell'epoca e poi fino a 20 anni fa era dei servizi segreti durante la seconda guerra mondiale. Fu colui che ebbe l'incarico di trasportare in Italia i lingotti d'oro di proprietà della Banca Centrale Jugoslavia
che era stata acquisita dall'esercito italiano. Non jugoslava, croata. No, era jugoslava. All'epoca c'era il re di Jugoslavia. Oh. Ah, è vero, sì, nel 34 era stato rifondato il regno, è vero, c'è ragione. Quindi, quando il re di Jugoslavia scappò, nascose il tesoro e poi ci fu la caccia al tesoro. Certo. Dei tedeschi ed italiani, a chi arrivava per primo, a dove era stato nascosto il tesoro della Banca Centrale Jugoslava. È arrivata per prima l'Italia, la quale ha affidato il trasporto dei lingotti d'oro a un treno militare armato che era comandato dal tenente Licio Gelli. Dopodiché tu pensi che tutti questi lingotti d'oro Licio Gelli li ha donati alla Banca d'Italia? Figuriamoci. Vabbè, allora è tutto lì il discorso. Dammi il tesoro e ti solleverò i coglioni dei più vecchi rincoglioniti. Nessuno ricorda che Licio Gelli, che io non ho conosciuto, viene espulso dal Grande Oriente d'Italia ben prima che l'inchiesta giudiziaria prenda via. Allora, se mi permettete, io faccio un'ipotesi. Allora, noi sappiamo che la massoneria fu definita da Benito Mussolini una congrega di procaccianti. Erano procaccianti allora, sono procaccianti oggi. Chi conosce rispettivamente la storia? No, della... diciamo cosa, che funzione è questa del procacciante. Procaccia è gente che si iscrive per procacciarsi un lavoro. No, e soprattutto per inserire altri dentro. Esatto, fa parte del procacciare un lavoro. Certo. Se voi leggete la storia, cosa che pochi hanno letto, pochissimi sanno che è esistita anche la carboneria, tra la massoneria e la carboneria c'è una sostanziale differenza. I carbonari erano autentici patrioti, i carbonari erano autentici rivoluzionari, i carbonari erano quelli che venivano impiccati e i massoni erano quelli che trafficavano, assieme ai preti. Capito? Quindi hanno mandato via Licio Gelli, ma vi rendete conto? L'unico che accreditava a livello internazionale la massoneria. Ma vi rendete conto? Certo, la massoneria di questo, francamente, adesso vi leggo delle risposte a queste interviste, è una cosa che fa paura proprio. Dunque l'aspirante massone presenta una domanda. Oh, cazzo, hai presentato la domanda tu? No. No, nemmeno io. Non siamo aspiranti massoni. Si propone la propria candidatura a una loggia che svolge gli approfondimenti necessari. Ti vengono a misurare la larghezza del buco del culo, no? Col micrometro. Col micrometro. Vengono a tastarti i coglioni se sei stronzo o meno, no? E soprattutto quello che conta di più, e ve lo posso garantire, cari amici, perché io lo so, è la raccomandazione del parroco. Se c'hai la raccomandazione del parroco, o alternativamente del vescovo, stai tranquillo che in massoneria ci entri subito. Serve una fedina penale in tossa. Se fosse vero che la fedina di penale, non li prenderebbero per niente, perché quelli che servono sono quelli che hanno la fedina penale sporca, viva Dio, e sporca la merda. Una volta approvata la richiesta all'unanimità, sempre all'unanimità, si tratta di foraggiare, no? I membri. Segue la cerimonia di iniziazione, a cui si partecipa senza metalli, perché dice, si partecipa perché bisogna rilasciare, no, si partecipa senza metalli perché te li fregano se ce vai. No, metalli è un gurtieddu. Ma ci sono anche gli altri, gli orologi d'oro, no, gli anelli. No, il metallo è quello.
Una volta approvata la richiesta all'unanimità, segue la cerimonia iniziale a cui si partecipa senza metalli, perché bisogna rinascere. Muori profano e risorgi libero muratore. Cazzo è! Se io devo morire profano per risorgere il muratore, ma vaffanculo, posso dirlo? Certo. Preferisco risorgere falegname come il papà del buon Gesù, o sbaglio? Il primo grado è quello di apprendista, cazzo, che durante i lavori non ha diritto di parola. Lo sai che falegname è una parola composta? Sì, falegname. Falegname. Sì, appunto. E quelli che facevano i cocchi come si chiamavano? I fai cocchi. Fa cocchi. Sono serio, era una categoria. Sì. Certo. C'è anche la via, un vicoletto a Roma. Erano quelli che facevano i cocchi per il Papa. Certo, e ti dico che cocchi. E poi ogni tanto, capito, c'era anche il posto, hai presente quel meraviglioso film, te lo ricordi? Quale? Non mi dici il titolo. È uno solo, con Alberto Sordi. Qual è? A proposito di cocchi. Conte Tacchia? No, Conte Tacchia non l'ha fatto Sordi, Conte Tacchia l'ha fatto coso? Gassman. No, ma che Gassman? Sì, Gassman. Ma nemmeno persone. Enrico Montesano. Bravo. Allora, che cosa fa? Che cosa fa? Te ricordi? No, non so che film è. E qua? Che film è? Il Marchese del Grillo. Ah, il Marchese del Grillo, sì. Che cosa fa di quello che voleva andare per il pentimento a piedi nudi? Che cosa gli ha fatto? Che gli ha riscaldato il predellino del cocco. Ah, sì. Sì. Era troppo forte. Allora, attenzione, non c'è solo la liturgia di Santa Madre Chiesa, ma c'è anche la liturgia massonica, lo sapevi? Sì, sì, lo sapevo. Che non è la liturgia, perché la liturgia è quella di Licurgo. Certo, lo so. La liturgia invece di quelli che suonano il liuto. Il Licurgo chi era? Vediamo se lo sai. Era un grande filosofo. Chirurgo. Filosofo, ma che filosofo? Licurgo. E come no? Ah, che filosofo. Ma chiunque all'epoca, gli uomini di Stato, non potevano non essere filosofi, no? Nasceva allora la filosofia, ogni cosa che qualcuno diceva di valido veniva filosofato. Esattamente. La liturgia massonica, con i suoi paramenti, le prove di terra, acqua, fuoco. Qui manca qualcosa, che la massoneria e non può più continuare così. Che cosa c'è di moderno? Terra, acqua, aria, fuoco. Manca la plastica. E quindi siete indietro. Il testamento spirituale vi fa somigliare a una setta fuori dal tempo. Niente meno, il testamento spirituale. Lo vuoi fare tu il testamento spirituale? Facciamo un altro. Chiudi che facciamo un altro. La liturgia massonica, questa è la risposta, con i suoi paramenti, le prove di terra, acqua, fuoco. Il testo di me, non siamo una setta, al nostro interno vige un principio di libertà. Dove? Quale? Quando? Lui non è un sette, lui è un otto. Noi stiamo senza tempo, lui è senza tempo. Ma dove sei? Ma tu non sei nemmeno senza luogo, tu sei anche senza luogo. Ma dove stai? I valori che professiamo, professa dei valori. Professor, libertà, uguaglianza e fratellanza sono eterni. La Madonna, ma i coglioni. Come si concilia l'afflato spirituale con una società secolarizzata e materialista? Allora siamo al punto in cui c'è qualcuno che va a cercare la spiritualità non nell'antica tradizione indù, ma nell'antica tradizione massonica. C'è un gran bisogno di spiritualità, me lo dice l'ex funzionario della Banca del Monte dei Pendi, Pasqua di Siena. C'è un gran bisogno di spiritualità laica, di ritrovarci uniti in una catena umana che è un concetto di anime. Oh no, aulico, aulico proprio. Inarrivabile. Vero erede dei grandi massoni della nostra storia, Carducci e Pasqua. Inarrivabile. Vero studioso di Carducci e di Pascoli.
Il suo linguaggio è un po' pretesco, lo ammetta. La nostra è una religiosità laica che unisce cattolici, valdesi, ebrei, musulmani e atei, niente meno, in una catena di sordi. In una catena pecuniaria, da pecus. Certo. Pecus, cos'è? Sì. Pecus cos'è? Pecus, pocus, picus. No, pecus, la pecus cos'è? Moneta. Ma anche? Piccolo, là? Piccolo corno. Là? Non so. Quella che abbiamo mangiato prima, il formaggio. Che cos'era? Grana di formaggio, che dici? Abbiamo preso il formaggio di? Pecora. Allora. Ah beh, pecus, pecus senso di pecora. Pecora. Sì. Inizialmente sì, erano sì. Le pecore. C'hai ragione, sì. L'unità di misura. Sì, sì, esattamente. Tu avevi tante pecore e avevi diritto di inculartele. Mangiare il formaggio, bere l'acqua, via mettergli le, fare le zampogne. Farti inculare. No, farsi le zampogne. Sì. Farsi le cioce. Sì, le cioce, le cioce. Che cosa non facevi con le pecore? Non buttavi via niente, come col maiale. E infatti, non a caso, i vescovi si chiamano pastori, no? E non a caso il buon Gesù che cosa diceva? Pasci le mie pecorelle. È più di così che devo dire. La nostra è una religiosità laica che unisce cattolici, valdesi, ebrei, musulmani, atei e pecorini. Sa quanti progetti? Pecoreccia pecoronata. Senti che cose meravigliose che racconta il capo della massoneria. Sa quanti progetti realizziamo in giro per l'Italia, grazie all'impegno... Come la Chiesa Cattolica, sì, che fa vedere quanti progetti realizza. Sì, no? Sì, con l'otto per mille, no? Esatto. Grazie all'impegno volontario delle nostre 850 loggi. Allora, hanno 850 loggi, no? Che non sono niente rispetto alle parrocchie, ma insomma, qualcosa c'è. E allora tu che cosa ti immagini? Una caterva di persone che vanno a cercare i poveracci, che vanno a aiutare le donne sole abbandonate dal marito, che vanno a salvare gli orfanelli nelle chiese abbandonate. Ha chiesto aiuto al vescovo l'altro ieri. Ha detto che non c'è. E no, gli ha dato 50 euro. Perché il vescovo è un uomo che è un uomo povero. Quindi il vescovo che è un uomo povero non sa, è vero figlio di Gesù, non sa valutare il valore dell'intrinseco della moneta. Che dice? Questa amica, donna sola, abbandonata, madre dei tre figli piccoli, è andata a chiedere un aiuto e ha detto, vabbè, te do 50 euro. Giustamente. E sapete quanti soldi questi fascisti, all'ultimo minuto, poi le parleremo, ho letto di qua per caso un racconto dell'ex deputato del Movimento Sociale Pino Romualdi, che proprio alla fine andò dal vescovo, mi pare, di Vicenza e gli consegnò qualche milione per dare in assistenza, in aiuto. Di lire o di euro? No. Il 45, no. Alla fine della guerra, il 45, uh-huh. Era stato un dirigente del Partito Fascista Repubblicano, andò dal vescovo di Vicenza e gli diede dei soldi, nel caso che tante famiglie di fascisti all'epoca si trovassero nei guai, e non so di quanti milioni gli abbiano dato. Non credo che questi milioni siano andati da qualche parte, ma comunque questa è una questione che approfondiremo, perché di notizie ne conosciamo tante. La nostra, allora, il suo linguaggio è un po' pretesco, lo ammetta, abbiamo molto da dire da questo punto di vista, e sappiamo benissimo che la massoneria in questo è uguale ai preti, nello sfruttamento dei coglioni, e questo è fuori discussione, il resto viene dopo. Allora dice... Ti ho raccontato di quell'amico che aveva tre supermercati e si è dovuto suicidare alla fine. Appunto. Gli hanno succhiato tutto. Allora, sa quanti progetti realizziamo in giro per l'Italia grazie all'impegno volontario delle nostre 850 logge? Abbiamo inaugurato l'illuminazione del nuovo stadio di Norcia. Porco Giuda, ragazzi!
3.000 euro, va, 5.000, va. Ma te rendi conto? Ah, inaugurato. Oh, il contributo di 850 logge per inaugurare Mi Voglio Rovinare. Non mi do solo questo, non mi do solo quello, e in più vi raddoppio tutto quello che c'era da l'illuminazione dello stadio di Norcia, capito? Per in favore di San Jacopone da Norcia, capito? No, era da Todi. Jacopone era da Todi. Cazzone da Norcia. Un illusorio santone, diciamo così, ecco. Ma chi era da Norcia? Vediamo se lo sai. Brancaleone da Norcia. È vero, è vero. Brancaleone. Branca. Leon. Boom. I fratelli aprono un laboratorio di odontoiatria per fornire servizi del signore di Argiro Castro. Sì. Oh. Guarda, tu scherzi, ma i due film di Brancaleone da Norcia, ma sono un'opera d'arte. Hanno fatto storia e cultura vera. Allora, perché hanno valorizzato tutte quelle aree dismesse archeologiche etrusche o medievali che poi hanno avuto un seguito importante. Ma è stato, no, sono opere colossali, di grande arte, non solo per l'arte in se stessa, per i grandi ma attori che vi hanno recitato. Storica, di ironia sulla Chiesa, sulle modalità. Cioè, non c'era solo Gassman, c'era Enrico Maria Salerno. C'era Stefania Sandrelli. Sì, vabbè, stiamo da parte. Anche lei ha fatto delle belle interpretazioni. Enrico Maria Salerno che voleva passare sullo scavalcone. E se mette a saltare la gente non voleva passare. C'era pure Fantozzi. Sì, Paolo Villaggio. C'era anche Capannelle, ragazzi, che gente, che grandezza. Allora, colgo l'occasione per ricordarvi che Brancaleone è una rocca di Ravenna. Si chiama la rocca Brancaleone, ricordatevelo bene. L'hanno preso di lì perché il nome è eccezionale. No? Prende il leone, acchiappa il leone. Come dice Gaspe in un certo punto quando incontra quelli che sarebbero stati i suoi seguaci, chi Prodi. Credete che io sia? Ti ricordi? Sì, miei Prodi. No, per Prodi. Chi credete che io sia? Frase ripetuta da? Presa da? Dagli Evangeli, l'ha detto Gesù Cristo. E quindi dice, chi credete che io sia preso il testo di cazzo, che dicono quelli che cazzo su quel ronzinante. I fratelli aprono un laboratorio di odontoiatria. Mi voglio fare massone per cambiarmi i denti. Cazzo! Che cosa può la massoneria? Ti cambiano pure i denti. Per fornire servizi dentistici gratuiti ai meno abbienti. Tu sei un meno abbiente. Andiamo alla minus loggia massonica per farci mettere minus i denti. Minus abiens. Adesso, a Milano abbiamo fondato Pane Quotidiano. È un forno. Il Pane Quotidiano è un forno, sì. Del pane. No, quello che. Quello lì che era un nostro amico, ti ricordi? È lì a Viale Somaglia. Noi adesso sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fondare un nuovo forno che lo chiamiamo Da Nobis Odie, giusto? E poi ci affiliamo alla massoneria, però, pagando 600 euro all'anno per la pura affiliazione. È allucinante. Una mensa per i poveri visitata anche dal capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, forse ignaro dell'origine massonica dell'iniziativa. Luigi Di Maio, esperto nella vendita di bibite allo stadio, era andato per vedere se poteva anche vendere il pane quotidiano allo stadio, ma parlo del cazzo. Era ignaro
Erignaro, capito? Chiudiamola qua, dai. No, vabbè, chiudiamola qua, dai. Ma l'ho capito. Dai, che siamo arrivati quasi un'ora. Anzi, Di Maio, aspetta, questo è finito. Di Maio ha espulso i candidati massoni, veri o presunti. Risposta: una persona può essere giudicata inaffidabile o impresentabile in ragione di un'aspirazione spirituale? Cazzo, lo sai che i massoni sono la quintessenza della spiritualità? Veri figli di San Tommaso. Puttana. No, seguaci dei più grandi spiriti, Meister Eckhart. Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino, che aveva il naso aquilino. Ma vi rendete conto, ragazzi? Ma dove siamo arrivati? Questa è la massoneria. Cioè, la massoneria dei Garibaldi. Garibaldi era il gran maestro della massoneria. A chi le rompevi i coglioni? Tirava fuori la spada e gli tagliava i coglioni. Ma che cazzo è? E questo qui è l'erede di Garibaldi. Ma siamo seri. Di Quintino Sella. Seguiamo con questa cosa qua. Allora, finiamo. Il leader grillino ci ha equiparato a omofobi. Non a grammofoni, ma a omofobi. Li ha equiparati ai razzisti. Sai che significa omofobo? Sì. Significa che odiano, che odiano l'uguale. No, sì. Che odiano l'uguale. Appunto, certo. Non l'omosessuale, sì. Ma l'uguale. L'uguale. Certo. È la follia in termini. Un ossimoro, esattamente, è proprio una discredia totale nel concetto. Ma pensa un po', ci ha chiamato razzisti, Di Maio ha chiamato razzisti i massoni. Su questo c'aveva perfettamente ragione, noi siamo razzisti. Non ce ne frega cazzo, noi siamo razzisti, nel senso che tuteliamo la razza italiana, ma quello sì, che ancora permane. Ma io non sono massone, non lo sarò mai. Ma lo facciamo a prescindere, ma se che cazzo se ne frega noi. Se mi devo mettere a obbedire a quello che dice il suo testa di cazzo, porco Giuda, io sono onorato di essere razzista in questo ma senso. Sì. Ma lo, cioè, e non di avere paura di ammetterlo come sto testa di cazzo. No, questo qui. Ma io mi sento svergognato dal fatto che possa essere chiamato razzista uno stronzo così, ignorando peraltro che il Grande Oriente ha abolito la parola razza dallo statuto. Pure? Che? Ma scusa un minuto, il Grande Oriente... Volevi la conferma del disfacimento? Ecco, il Grande Oriente ha abolito la parola razza, quindi prima ce l'aveva. La testa non funziona. Oh, ma è possibile? Non gli funziona bene la testa. Ma che uomini siete? Ma voi date retta e nominate gran capo in una massoneria che ha avuto in Italia personaggi assolutamente eccezionali. Song. Pascoli, uno dei più grandi poeti del Novecento. Carducci. Solong. Sempre. E io dovrei stare a sentire quello che dice questo. Allora, abbiamo fatto 1 ora e 8 minuti.